prendendo! Sì, sì! Un evento straordinario è accaduto questa mattina sulle spiagge di Capopeloro. Di questo oggetto non identificato. Cannitello Calabria, nel cielo forse un UFO. Una macchina si è fatta tutto lo stretto volando e atterrata sulla spiaggia del Pilone. Chi si trova in zona non può non andare a vedere. Ci colleghiamo ora con la nostra inviata. Ora andiamo a vedere che cosa è successo. Amiamo le mini da sempre. Le prepariamo, modifichiamo, le vediamo, no? Ne abbiamo una collezione. Io prima ero socio con suo padre. Ora lui, come posso dire, ha raccolto il testimone. Io sono calabrese e lui è siciliano. Abbiamo pensato a qualcosa per la nostra terra e per i nostri concittadini. E abbiamo pensato al ponte sullo stretto. Cioè, è dai tempi di mio nonno che lo vogliono fare. Poi nel 1971 hanno fatto una legge per creare una società che lo costruisse. Comunque, questo ponte non serve. Basta questo mezzo qua. Scusi, lei ha visto qualcosa? Non vedete niente. Come non vitte niente, non vitte niente, non mi devi riprendere. Mi ricordo perfettamente l'emozione quando l'abbiamo provata in anteprima. E abbiamo capito che si poteva fare. Quando mio fratello e Mimmo mi hanno raccontato la loro idea, ho pensato, sono pazzi. Però, se consideriamo che un Cessna decolla a 100 km orari e che pesa circa 100 kg in meno di una Mini che pesa 1,2 tonnellate, sì, può decollare. Ora, se considerate che quest'auto è in grado di sviluppare un'accelerazione istantanea da 0 a 200 in meno di 25 secondi, in realtà è così potente che bastano ali piccole. Da dove proveniva? Da Calabria. Fici così e sbommacavo sulla spiaggia. La macchina ha prese d'aria già ottimizzate e ha uno spazio d'arresto veramente ridotto grazie a un nuovo impianto frenante, cosa che rende agevole l'atterraggio. John Cooper è il nostro punto di riferimento. Un grande preparatore. È con lui che è iniziata la magia Mini, negli anni 60, con Rally di Monte Carlo. Un esempio per tutti noi che amiamo elaborare le auto. In poche parole, l'abbiamo sparata a tutta velocità, come un proiettile, e poi l'abbiamo fatta volare. Test, provi in pista, adesso eccoci qua, abbiamo fatto la traversata dello stretto in volo. Bravissimi, ma com'è nata l'idea? Quest'auto è una bomba. Sì, siamo diventati come delle star. Tutti e tre? Sì, ma non è finita qui. La prossima sfida è attraversare la Manica. Lascia fare, va'.